con due belle ragazze, ma c'è tanta gente dall'altra parte che è venuta a trovarci dopo Natale, dopo le feste di Natale, insomma, ecco qua, c'è tanta bella gente, è un gruppo di persone che lavora per la realizzazione del nuovo film che sta programmando il regista Carmelo Ollio, ecco, e ci ha portato qui un po' di persone, ecco, sono tantissime. E parleremo di questo nuovo film, no? Ecco, questa si intitola Le trecce della tipica ragazza calabrese. E a turno, vediamo di fare più veloce possibile, faremo parlare tutti quanti. Abbiamo delle domande da fare, alla mia sinistra c'è Antonella. Buongiorno. Buongiorno, e alla mia destra Katia. Buongiorno a tutti. Ecco Katia, devi parlare okay. a questo microfono, va bene? Ecco, dimmi ciao. Ciao. Ecco, va ok, bene. Si sente. Va bene, va bene, va bene. Allora, intanto vediamo di partire con Antonella. In quale parte ruolo ti sei trovato in questo? Anche perché, ripeto, che abbiamo pochissimo tempo. Sono arrivati un po' in ritardo, così a sorpresa. Ci hanno fatto questa bella sorpresa di Santo Stefano. Antonella, in quale parte e ruolo ti sei trovata in questo film? Allora, di nuovo buongiorno a tutti. In questo film io sono, diciamo, la protagonista. Sono una contadina. Ho un fratello e una sorella. Anche nella vita? Sì. Sì, mi reputo molto principessa nella vita. ho un corteggiatore di sangue blu. Nel film. In questo film, sì. Bene, bene. Nel film. Ma a un certo punto, mentre tutto va bene, diciamo, succederà qualcosa. Questo, mi raccomando, venite a vedere il film il 29 alle ore 16:30 al Dove? Cinema. Al cinema? A Bova Marina, all'oratorio. Ah, all'oratorio di Bova Marina, quindi... Don Bosco, perfetto. C'è la proiezione del film. Sì. Che è già tutto fatto, tutto poi, comunque poi sì, ne sì. parleremo anche con certo, il regista Ollio. Quindi tu fai parte di questo film, la protagonista sei. Sì, e sono ripetiamo, la protagonista. Sei. Ecco, guardatela bene in televisione perché poi la vedete. Antonella adesso è così qui a Radio Studio 95, poi nel così. Film... Sono sempre così, ma... una contadina. Una bella contadinella. Ecco. Mentre Katia, il ruolo a te dedicato in questo film è stato un personaggio di grande importanza, lo rifaresti? Sì, lo rifarei, sono una figlia di una famiglia nobile, quindi sono una principessa e quindi al mio fianco ho mio fratello principe e i miei genitori che sono il re e la regina. Anche loro avranno un ruolo molto importante perché dovranno accogliere nella famiglia la contadinella. Quindi, quindi, se volete scoprire come andrà a finire questo episodio, questo film Le trecce della tipica ragazza calabrese, venite giorno 29 dicembre alle 4:30 nell'oratorio del cinema Don Bosco. A che ora? Alle 16:30. 16:30 c'è la proiezione di questo film esatto. qua all'oratorio di Bova Marina. Esatto. Bene, esatto. Quindi siccome sono tante persone, noi dobbiamo fare veloci, ecco, loro adesso devono cedere il posto. Grazie Antonella, grazie, grazie Katia. A voi. Così grazie vi faremo vedere tutti quanti qui a Telemelito, Melito TV, Radio Studio 95. Bene, io vi ringrazio, verremo grazie. A vedere. Grazie. Perfetto, okay. Grazie a voi. Lo facciamo buona così. Buona giornata. Ciao, ciao, ciao. Entrano adesso Francesca Morabito, l'altro chi è? È Giacomo. Ecco, prego, accomodatevi. Facciamo tutto così in diretta. Ecco, prego, Francesca da questa parte o da là, come vuoi. Ecco, vedete che arrivano. Ecco. Due la volta perché ci hanno preso un po' di sorpresa, non sapevamo che arrivava qui tutto il cast, insomma. Allora, buongiorno ragazzi, tu sei a tutti. Giacomo, sì. Ecco, la domanda che faremo a te, sai che so, poi lei è Francesca Morabito, buongiorno. Buongiorno. Ecco il microfono. Buongiorno. Bene, allora, partiamo da lei. Partiamo sempre dalle donne. Francesca Morabito, so che tu hai debuttato nell'ultimo film di Carmelo Ollio per la prima volta, ma dimmi che ruolo hai vissuto e se lo vorresti rifare.
Buongiorno, intanto permettimi di salutare Carmelo e ringraziarlo per avermi più vicino al microfono, per avermi dato questa opportunità, vivere questa esperienza dal mio essere diversa dal mio essere vanettiera. Il ruolo che ho interpretato in questo film è molto toccante, di una mamma sola che deve crescere un figlio in un ambiente ostile, in questo territorio un po' martoriato, e con la paura e l'apprensione che ogni giorno può succedere qualcosa al figlio. E questo mio ruolo stimolerà i nostri spettatori a porsi una domanda. Dagli anni 70, dove si è svolto il film, ad oggi è cambiato qualcosa nella nostra terra? Ecco, questa diciamo la tua parte che poi lascia questa domanda al pubblico: è cambiata qualcosa dagli anni 70 ad oggi? Quindi una mamma sola che deve crescere un figlio, insomma, ai tempi degli anni 70 non è facile, insomma, incontrerai sicuramente mille problemi, mille difficoltà, giusto? Sì, anche perché sul nostro territorio ci sono. Ce ne sono tanti. Vabbè, questo è il ruolo di Francesca Morabito. Di dove sei, se lo vogliamo dire? Sono di Reggio Calabria. Reggio Calabria, bene. Mentre abbiamo alla mia destra Giacomo, ecco. So che hai svolto anche tu un ruolo cruciale nel film. Sì, innanzitutto buongiorno. Voglio ringraziare principalmente il regista Carmelo Orlio, che mi ha concesso, diciamo, questa esperienza molto formativa e mi ha fatto conoscere persone molto, molto importanti. E abbiamo realizzato questo film nei mesi di luglio e agosto, diciamo, all'interno dell'area grecanica, così potendo dar vita e visione alle nostre tradizioni, alle nostre, diciamo, al nostro mare, ai nostri borghi. E in questo film, diciamo, faccio parte della famiglia dei nobili e sono il principe Giacomo, un uomo semplice, un uomo con molta grinta. Quello che vi posso... semplice, diciamo. Sì. In questo film vi posso, diciamo, di questo film vi posso anticipare che, diciamo, un giorno tutto, grazie a una visione di qualcuno, cambia qualcosa. E successivamente mi pongo degli obiettivi e lotto con tutta la forza affinché raggiunga quest'ultimo, questo obiettivo. E allora vi lascio con un quesito: ci riuscirò? Allora vi aspetto giorno 29 al cinema di Bova Marina alle 16:30, grazie. Vedremo poi quindi se ci riuscirai a fare il principe, soprattutto perché sì. Diciamo, è una figura abbastanza importante, sì, no? Sì. Quindi va bene, Giacomo, tu da dove arrivi? Di Melito, va bene. Allora, io anche se ti conosco, comunque io te lo devo chiedere, magari chi ti vede non sa. Chi non sa, sì, ecco. Sì, io vi ringrazio perché ci sono altri, siete tantissimi, veramente. Il tempo è pochissimo, grazie. In bocca al lupo, ci vediamo. Ciao. E allora, adesso incontriamo Giuseppe e Laura. Bene. Giuseppe da questa parte arriva, lo facciamo in diretta, eccoli qui, è la nostra cara Laura, eccola che si accomoda. Buongiorno, ecco Giuseppe, ci sei? Buongiorno. Perfetto. A tutti. Bene, allora, forza Giacomo, numero uno, Giacomo, arrivano i messaggi per Giacomo, ecco, vabbè. Non ha sentito, Giacomo, sono arrivati i messaggi, numero uno, va bene. Partiamo da Giuseppe, poi questa volta partiamo dai maschietti. Dai. Che parte hai fatto, Giuseppe, nel film e come ti sei trovato nel fare la tua parte? Allora, innanzitutto vi ringrazio di questa possibilità che ci state dando di fare questa intervista così in diretta. E ringrazio anche Carmelo Lì, il regista, che mi ha dato la possibilità di fare nel film la parte di Don Giuseppe, quindi il parroco del paese. Oh, finalmente un prete. È la seconda volta che faccio la parte del prete, anche nel primo film ho anche celebrato un matrimonio. Ecco, in questa parte che farò, diciamo, in questo film, sarò molto vicino anche alla parte aristocratica del paese, quindi diciamo ai baroni e ai conti. In più organizzeremo delle feste, ok, parrocchiali, eccetera. E poi naturalmente ci saranno anche
anche in questo film ci sarà un matrimonio e poi altre scene, diciamo, di vita quotidiana, diciamo, anche con problemi familiari, eccetera, nelle quali entrerò, diciamo, come prete, diciamo, nella mia parte, diciamo, per aiutare queste famiglie. Quindi una parte importante, fare il prete non è facile, ai tempi di oggi comunque, poi voglio dire, vabbò, questo era il nostro caro amico Giuseppe, passiamo alla nostra bella Laura. Grazie, buongiorno. Buongiorno a tutti. Laura, non sei nuova perché tu hai già fatto, mi pare, se, l'altro... Diciamo che ultimamente sono un po' addentrata, ecco. O cinema, spettacolo, teatro. Va bene, insomma, ti dai... Mi do da fare, dai. Allora, Laura, quale ruolo hai interpretato in questo film del nostro regista Carmelo Lio? Bene, ovviamente ringraziamo il nostro grande regista che ci ha dato la possibilità di dare il meglio di noi in questo film. La mia parte è il ruolo di una sarta molto conosciuta nel paese e quindi sarà un ruolo della scelta, la mia scelta è stata candidarmi alle elezioni a sindaco, quindi è una scelta molto importante. Beh. Che comunque andrò ad usare molte strategie per cercare di vincere queste elezioni. Detto questo, non posso dire nient'altro, quindi andiamo poi a vedere il film. A vederlo. Comunque, candidarsi da sindaco, insomma, voglio dire, è una cosa molto importante. Devi sicuramente darti da fare, assolutamente, no? Sì. Devi cercare di raccogliere più voti, insomma. Giusto. Però non sappiamo se poi alla fine ci riesco, sei riuscita. Non si sa. Non si sa, lo vedremo nel film. Nel film. Sì. Va bene, grazie Laura. Grazie a voi. Facciamo veloci, poi magari ci incontreremo qualche altra volta, ecco, magari dopo aver visto il film con calma, ecco, con alcuni di voi, e ne parleremo più a lungo. Perfetto. Va bene, grazie Laura, in bocca grazie al lupo mille. Grazie Giuseppe, grazie a voi. E adesso chiamiamo Paolo Foti e Francesco, ok? Paolo Foti arriva e Francesco, due maschietti. Dobbiamo fare veloci, ragazzi, perché il tempo vola via veloce e noi non eravamo organizzati per questa. Ecco, ci avete fatto una sorpresa. Allora, Paolo Foti, chi è? Sono io, Paolo. Ecco, Paolo Foti, vicino al microfono, grazie. E Francesco, giusto? Sono io, sì. Allora, partiamo da Paolo Foti. Quanti ruoli ha avuto in questo film e quali sono? Beh, diciamo che ho avuto parecchi ruoli, più vicino. Alcuni molto decisivi, insomma mi sono destreggiato nel modo, spero, migliore possibile. Quindi innanzitutto voglio ringraziare questa televisione che ci ha accolto per fare questa intervista, e poi voglio ringraziare vivamente il nostro regista che mi ha permesso di fare questa meravigliosa esperienza, e diciamo che proprio mi ha preso l'anima, diciamo, mi sono molto divertito e quindi tutto è andato, spero, per il meglio. Interpreti diversi ruoli in questo, allora, praticamente però io, uno. Praticamente ho svolto il ruolo di appuntato di polizia, insomma, ho rappresentato le istituzioni assieme ai miei superiori, che l'ispettore Giovanni Crea e il brigadiere Paolo Nucera, persone molto disponibili, meravigliose. Comunque, diciamo ruoli importanti anche nella... Quindi ci siamo imposti a fare indagini per i vari reati di commessi successi nel paese, sperando, diciamo, di essere riuscito in... Beh, lo vedremo nel film. Lo vedremo nel film. Grazie a Paolo Foti. Altre indagini, ho rappresentato la famiglia Lanterna, persone, famiglia molto disponibili, per cui essendo primo cugino del barone Francesco Manti, mi ho ricevuto incarico da lui a preparare la campagna elettorale per la sua consorte, nonché cugina Graziella, dottoressa De Betti Verisi, sperando di essere riuscito nell'intento di comunque, fare
guadagnare la candidatura a sindaco. Ecco, esatto. Quindi tu sei, diciamo, quello che poi raccoglie i voti. Esatto, per... io mi sono imposto in Laura, tutti i modi immaginabili possibili. La sindachessa. Bene, grazie Paolo. Grazie poi a lei, grazie vedremo. A Studio 95, grazie a tutti i teleascoltatori. E li aspettiamo in massa a guardare il nostro film. Sicuramente saranno tanti. Allora passiamo a Francesco. Quale delle scene ti è rimasta più impressa? La parte di Condofuri Superiore, la parte di Brunella oppure la parte di Monte San Giovanni? Quindi si è svolto in tante zone questo film. Buongiorno a tutti, mi chiamo Francesco Casile. La parte che mi è rimasta più impressa è la parte di Brunella. A Brunella. A Brunella, chiedo scusa. Che cosa interpretavi là? Che parte hai fatto? Ho fatto il ruolo del sindaco e ringrazio il mio carissimo regista Carmelo Leo. Ma tu eri già sindaco nel film, poi adesso ci sono le elezioni, quindi Laura poi dovrebbe... Ero già sindaco, sì. Non lo diciamo, che se poi ha vinto le elezioni Laura, no? La nuova sindachessa. Quindi ci sono le elezioni, voglio dire, in questo film. Tu eri già sindaco. Sì, io ero già sindaco, sì. Poi ci sono le elezioni e non sappiamo se tu hai continuato a fare il sindaco o l'ha fatto Laura. Giusto o no? È così? Giusto, è sì. Così. Bene. Allora, hai detto che vieni da? Da Condofuri. Condofuri, mentre Paolo? Io vengo da Saline Ioniche. Saline Ioniche. Io vi ringrazio, in bocca al lupo, verremo a vedervi. Grazie, grazie. Tanto a lei. Grazie. Grazie, vediamo comunque poi subito dopo. Grazie, grazie, grazie Francesco. Chiamiamo adesso Paolo Nucera, ecco, e Francesco Manti, ok? Paolo Nucera, Francesco Manti, eccoli qua, sono gli ultimi due, eccoli, eccoli. Ciao, buongiorno. Buongiorno, che voce squillante. Troppo raffreddato. Raffreddati. Ciao. Buongiorno. Come va? Allora, Paolo Nucera? Sì. Tu? Paolo Nucera e Francesco Manti alla mia destra. Partiamo da te, visto che abbiamo pochissimo tempo. Allora, Paolo Nucera, sei stato importantissimo il ruolo che ti ha dato il regista Carmelo Lio, vero? Una parte importante. Una parte delle forze dell'ordine, un brigadiere delle forze dell'ordine, di cui ringrazio Carmelo Lio, del secondo film che mi sta facendo fare, perché questo è il mio secondo, però il film è il quinto film che si sta realizzando in queste località grecaniche, Reggio Calabria e dintorni, di cui... Speriamo che anche i comuni suffruiscono di darci un aiutino a noi di questo grande film. Che io devo dire che questo non è il primo che il regista Carmelo Lio ha presentato al pubblico. Diciamo che poi se le cose dovessero andare in maniera diversa, sicuramente altri comuni della Reganica prenderanno parte al progetto, che poi ne parleremo alla fine con Carmelo Lio. Per chiudere, allora, caro nostro amico Paolo Nucera, per chiudere? Allora, per chiudere, io sono contento che ho fatto questo ruolo di brigadiere e sono orgoglioso che anche il secondo film, e di cui spero che andiamo tutto bene, che le cose vanno alla meglio. Lo giudicheremo. Vi aspettiamo al cinema Bova Marina 29 dicembre. Mi raccomando, tutti puntuali alle ore 4:30. Benissimo. Adesso il nostro caro amico Francesco Manti. Che sarebbe alle 14:30. 16:30. 16:30. Alle 4. Esattamente. Allora, Francesco Manti, in questo film è stato un grande personaggio. Sì. Io prima di tutto vorrei ringraziare il nostro regista Carmelo Lio, che ci ha dato la possibilità di poter fare parte in questo film. E vorrei anche ringraziarlo perché grazie a lui abbiamo un pochettino fatto conoscere il mio paesino, il piccolo borgo di Molaro, della provincia di Reggio Calabria. Io in questo film avevo un ruolo abbastanza importante, in quanto ero il barone del paese. E io, barone. In un certo senso cercavo di far... vincere mia moglie Graziella De Tiberis, che era in pratica candidata a sindaco del paese. Laura? No. No, non è Laura, è un'altra. Graziella. Laura invece era un'altra candidata che voleva... Candidata a sindaco? Sì. Mentre tu è un'altra che non l'abbiamo intervistata prima? No. Ah, ecco, va bene. Quindi tu tentavi di far vincere lei, sì. Graziella, naturalmente. Tua moglie. Sì. Ecco.
E poi non lo sappiamo. Ecco, lasciamo, lasciamo certo, poi. Lasciamo un pochettino nel dubbio, ecco, la gente. Per vedere come è andata a finire questa candidatura a sindaco. Sì. E quindi il barone, poi che altro ha? Che altro. Avevo il ruolo, diciamo, di amministrare il paese, ero una persona sentita, ero, diciamo, un nobile. Quindi... Un nobile come i baroni. Il barone. Ecco. Si basa negli anni 70, mi pare, questo film, in grosso sì. modo, no? Sì. Poi magari ne parleremo con sì. Carmelo Lio. Sì. Bene, se vuoi dire qualche altra cosa, altrimenti no, lasciamo posso. Tutto così com'è. Lasciamo un pochettino nel dubbio le persone. Dai, così va bene. Se no svegliamo tutto, già il film. Esatto, esatto. Grazie Francesco Manti, grazie, grazie Paolo Nucera. Grazie a te, grazie dell'ospitalità che ci hai dato qua a usufruire dello studio 95. Buone, faccio un saluto delle buone feste a tutti gli ascoltatori e in bocca al lupo, venite al cinema. Certo, grazie ragazzi. Grazie. Ecco, per chiudere il regista Carmelo Lio, se viene così facciamo qualche domandina. Prego, prego, anche la nostra... prego, Carmelo Lio. Grazie. Eccola qua. Allora, Carmelo Lio, diciamo il tuo nome? Natalia. Sì, io lo so che ti chiami Natalia, più vicina al microfono. Natalia Di Melito. Ecco, Natalia, che ruolo hai tu in questo? Allora, io sono allora Natalia Di Melito e praticamente diciamo che questo è il secondo anno che partecipo al casting del film che, come vedete, ringrazio il regista Carmelo Lio che ci ha dato la possibilità, come hanno detto anche i miei colleghi. E in questo film praticamente sono una semplice ragazza che vorrei partecipare a questo, c'è un concorso di chi ha le trecce più belle, visto che ho i capelli lunghi. Ecco. Ecco allora, il titolo del film allora, sì, sì, le trecce sì. della tipica ragazza calabrese, sì, eccolo sì, là, quindi, l'abbiamo sì. Quindi c'è un concorso sì. Per, è la siamo prima diverse. Volta, non sì. l'ho mai sentita questa sì, cosa, sì. voglio dire, le trecce, c'è un concorso che ha le trecce più belle, sì, sì, sì. Ah, e bello, siamo bello. Un paio di ragazze che partecipiamo e ognuno cerca di... Non sappiamo chi ha vinto, no, non lo diciamo. Questo non sappiamo chi ha vinto e quindi vi invito tutti a venire a vedere il film che sarà il proiettato il 29 dicembre a Bova Marina, a Bova Marina. Alle 16:30. Alle 16:30. Ah. Bene, grazie. Grazie Natalia. Adesso qualche domanda al regista Carmelo Lio. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno Filippo, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Telestudio, Telemerito. Merito TV, Studio 95. Esatto, ecco. Un diciamo così, un risentirci dopo quattro anni al quinto. Diciamo che è una faticaccia, con tutti questi ragazzi, metterli a posto. Il regista fa un lavoro tremendo. Il mio è un sogno e quindi sono riuscito a realizzare questo sogno. Comunque, voglio, visto che il tempo è breve, voglio sintetizzare un po' le domande, le risposte, diciamo così, di questo lavoro che ha iniziato dal primo di luglio ed è terminato appena adesso come registrazione, come diciamo... conclusione del film, quindi il film è già pronto, è pronto per la proiezione e saremo orgogliosi tutti, spero, a vederlo. Il film parla proprio il titolo, le trecce della tipica ragazza calabrese, che è un bella, titolo dove bella, tramite un concorso di bellezza i personaggi, diciamo così, calabresi vissuti, cioè questa è una storia tirata fuori negli anni 60, 70, 80, che dove le ragazze, non avendo trucco come prepararsi, acqua e sapone. La loro bellezza proprio si identificava alla treccia. Alla quindi treccia. La miglior treccia era la miglior corteggiatrice, diciamo, del tempo. Anche i giovani, essendo così innamorati di questo adornamento, questa treccia, facevano le gare proprio per tenere per sé questa bella fanciulla.
ma il fatto è che le fanciulle sono tante espresse proprio come candidate a questo concorso, ma la vera vincitrice, la vera principessa delle Trecce è una sola. Questa è la parte, diciamo così, significativa del film, che ritengo che sia un'eccellenza, diciamo, dopo le altre quattro. La durata del film, Carmelo? La durata del film è un film veramente proiettato, diciamo così, realizzato su 10 comuni, quindi ci sono 10 comuni che uno che sia la parte, diciamo così, principale è Montebello Ionico, che è dove abbiamo girato molte più scene. E il film dura 4 ore e mezzo, ha una durata che naturalmente non si addormenta lo spettatore, perché dalle scene che ci sono, che nell'interpretazione di questo ruolo, aiuta tantissimo a non addormentarsi. Appunto, perché quindi 4 ore e mezzo, sono convinto che che ho fatto, anzi abbiamo fatto, perché io ho scritto e diretto questo lavoro, ma la realizzazione, diciamo così, del ruolo sono state proprio gli attori e le attrici che hanno dato proprio per questo film. Vi posso garantire che in complesso sono stata a debuttare in prima fila 59 persone, se ricordo bene, ma siamo oltre gli 80 con le persone che hanno fatto soltanto. Quindi gli attori protagonisti quanti sono? Gli attori protagonisti, giusto? 59. 59, ma noi ne abbiamo intervistati solo 10. E infatti proprio per il tempo, per il tempo non abbiamo fatto. Quindi venire. Diciamo, ecco, 59 attori protagonisti, cioè attori che lavorano. Che hanno proprio fatto le scene in questo. Ecco perché poi tra altre cose dura 4 ore e mezzo sto film, insomma, perché dura proprio per un semplice motivo, che dalle Trecce purtroppo ci sono tante cose, non in questo paese ma anche in altri paesi, ma in questo è una storia proprio realizzata, ho realizzato questa storia che ha una parte di veritiera, che è accaduto in questi anni, negli anni più generalmente 80, dove si manifestano proprio ancora della gente delle situazioni di poco valore ma dispettoso. E quindi si inizia così a questo impegno, diciamo, a portare in conclusione, a far lavorare la polizia fino alla fine. Quindi ecco nella parte il brigadiere, l'appuntato e l'ispettore, che hanno dato tantissimo fino alla conclusione di questo lavoro. Naturalmente ci sono le belle donne, le belle ragazze, i bei giovani, le persone anziane, i bambini, addirittura abbiamo una bambina di 6 anni che ha recitato tantissimo. Voglio dire, venite al cinema, esatto, perché è una cosa veramente che vi farà piacere. Allora facciamo così, Carmelo, io so che volevi dire tante cose, però il tempo purtroppo lo so. È quello che noi abbiamo dei tempi radio e quindi dobbiamo rispettarli. Niente, devo dire che in sintesi, ecco, abbiamo capito come funziona, ecco, qual è la trama del film, importante comunque vederlo, perché poi anche il titolo è originale, diciamo, Le Trecce della tipica ragazza calabrese. Non si è mai fatto un concorso di belle trecce, qui da noi tu hai avuto l'idea, insomma, di fare un film su questa, Beh, bellezza, perché diciamo la Treccia è proprio la parte significativa del tempo che ornava proprio queste giovani fanciulle, la bellezza per far modo che si premiassero, diciamo così, di un uomo importante anche del paese, si davano proprio da lavorare, perché si mettevano dal mattino fino alle 10 a pettinarsi proprio a fare questa treccia, che è una treccia di grande valore per il proprio viso, certo, in modo tale di conquistare questo giovane cavaliere. Benissimo. Quindi se sarà conquistato, al cinema il 29 dicembre alle ore 16:30 al cinema Don Bosco a Bova Marina.
Bene, grazie Carmelo. Comunque, poi con il tempo, piano piano, con calma, ci organizzeremo meglio e parleremo poi con più tranquillità, insomma, con alcuni dei vostri attori principali. Parleremo poi del film e poi se ci sono altri progetti in futuro, ma lo diremo dopo. Non abbiamo più il tempo, Carmelo, devo dare la sigla alla regia. Solo un attimo, perché è importante, anche perché mi hai fatto rinnovare una cosa che c'è prossimo a gennaio. Al nuovo progetto, quindi state lavorando un nuovo progetto già dal titolo Se mi tocchi ti sposo, quindi vorrei tantissimi ragazzi giovani proprio per questo progetto.